Allora, buongiorno a tutti. Solo per i più giovani, che sono felice di vederne moltissimi, devo ricordare che Franco Buffoni è una delle figure più importanti degli ultimi decenni, alcuni decenni. È poeta, prosatore, critico, traduttore. Oggi è qua in veste soprattutto di traduttore. Il suo Oscar raccoglie i passi più significativi della sua carriera poetica, ha una bellissima e utile introduzione e la bibliografia che non vi leggo, altrimenti i 15 minuti se ne andrebbero solo leggendo tutte le cose che ha fatto. E delle cose che ha fatto, oggi parliamo di questa rivista che si chiama Testo a Fronte. È arrivata al 49esimo numero, è questa la rivista. 49esimo numero, ne escono due all'anno, quindi significa che il prossimo è il numero 50 e che sono 25 anni che Franco Buffoni dirige questa rivista che lui stesso ha fondato. Quindi io volevo cominciare a chiedergli come mai una persona che di cose da fare ne ha evidentemente più che a sufficienza si è imbarcata in un'impresa che pure è piuttosto corposa. Quando mi sono imbarcato nell'impresa non pensavo che sarebbe durata 25 anni, pensavo una cosa più breve. E poi ricordo il primo editore, adesso esce da Marcos e Marcos, ma il primo editore era Guerini Associati, disse: beh, questo argomento della traduzione di poesia lo esauriamo in tre o quattro fascicoli. E difatti dopo 25 anni siamo qui ancora. E abbiamo posto al centro proprio il dialogo tra poetiche, la poetica del traduttore e la poetica del tradotto. E questo ha dato un forte impulso sia all'aspetto di ricerca, sia perché quando la rivista venne fondata non si parlava ancora in Italia di traduttologia, di scienza della traduzione. Quindi la parte teorica della rivista è stata piuttosto importante anche per gli studi accademici. Personalmente mi occupo di teoria, ma mi piace molto anche la pratica della traduzione, perché essendo poeta tengo i muscoli caldi proprio lavorando sulla traduzione. Per esempio, col concetto di ritmo, che è molto più importante del concetto di metrica, perché il ritmo include tutte le metriche, quelle del passato, quelle del presente, quelle del futuro. Il concetto di avantesto, di intertestualità, il concetto di movimento del linguaggio nel tempo, per cui noi traduciamo e ritraduciamo perché adeguiamo quel testo, quel classico, nella lingua di arrivo e quindi ogni generazione vuole il suo Keats, il suo Molière, il suo Cervantes che parli la lingua letteraria del momento. Però poi c'è anche un altro aspetto da considerare, che anche il testo di partenza si sposta nel tempo. E qui c'è un tedesco che è Friedmar Appel, che ha scritto un saggio che è Sprachbewegung, che noi abbiamo tradotto, cioè il movimento del linguaggio, per dimostrare che si muove anche il testo di partenza, non è fermo nel tempo, perché si muovono le strutture sintattiche, grammaticali, lessicali di cui è composto. Pensiamo soltanto a cosa è stato il to do nell'inglese dal tempo di Shakespeare, che veniva usato in modo enfatico o in modo esclamativo a come è poi oggi. Per cui tutto questo entra in una riflessione teorica sul tradurre, ma ha il suo compimento in questo rapporto poetico tra poetica del traduttore e poetica del tradotto. E a proposito di poetica, Franco Buffoni ha tradotto autori dal 500 fino ai giorni nostri, nel suo ultimo. Diciamo che un grande traduttore è Damiano Abeni, che poi smettiamo di farci complimenti reciproci, No, però voglio dire, lui è un grande io sono traduttore. un piccolo allievo che fa piccole cose e molto specifiche. Lui ha un range di interessi, di stile, di conoscenze, di competenze che è difficile da eguagliare. Cioè non, e infatti nel suo quaderno di traduzioni, l'ultimo, perché ce n'è un altro che era già uscito alla fine degli anni 90,
si parte da Shakespeare e Byron, ci sono dei ghazal stupendi dalla letteratura medio orientale e si arriva fino ad autori nati negli anni 50. Quindi a proposito di poetica, io volevo dire una delle preoccupazioni di un autore, il poeta, è anche la legacy, cioè quello che si lascia agli altri, che lavorano insieme a te e che cominciano a lavorare dopo. Per esempio è uscito un bellissimo libro in questi giorni di Paolo Febraro, un poeta giovane che lui conosce bene, e una delle epigrafi è di Thomas Tranströmer, premio Nobel, che lui ha tradotto per primo in Italia, e Paolo dice questa è nella traduzione di Franco Buffoni. Quindi, oltre al tuo lavoro in prima persona, questi autori sono un po' un'estensione non solo della tua opera? Sì, perché il fatto, per esempio, io ho tradotto Seamus Heaney fine anni 70, anni 80, ben prima che vincesse il premio Nobel, e lo stesso mi è accaduto con lo svedese Tranströmer. È bello scoprire i poeti bravi, quelli che ti danno qualche cosa prima che diventino molto famosi, perché ti dà una sorta di frisson. Poi quando tutti li leggono, tutti li conoscono, sei solo contento, è come un motivo, una canzone, insomma, che diventa nota e ti fa piacere. Però avere questo tesoro all'inizio e poterlo in qualche modo, preferisco sempre tradurre un poeta prima che diventi premio Nobel, che non dopo. Certo. Ecco perché. Perché questo ti dà quella gioia e anche quel nutrimento. Io lo dico francamente, molto spesso non ho voglia di scrivere poesia mia, perché la pagina bianca o lo schermo bianco mi terrorizza. Mi piace tradurre perché parte del lavoro è già fatto, però devi mettere tutta la tua expertise, tutta la tua esperienza, tutta la tua capacità dentro quella traduzione, quindi ti alleni. Poi dopo scatta il momento e allora scrivi la poesia tua. E poi magari scrivi anche un libro, insomma, dipende dalle situazioni. Cosa che a te succede spesso. E tornando a Testo a Fronte, racconta un po' com'è fatto, cosa c'è dentro. Una parte teorica, solitamente iniziale, in cui mettiamo due o tre saggi importanti, poi c'è molta attenzione al quaderno di traduzione, quindi al lavoro dei giovani, c'è una parte di recensioni, c'è una parte dedicata alla traduzione di narrativa e soprattutto diamo importanza al lavoro del traduttore, cioè la centralità, infatti il logo porta il profilo del traduttore che si stacca e diventa con dignità estetica autonoma dopo questo incontro. Quindi il testo tradotto, noi miriamo a far sì che il testo tradotto abbia una sua autonomia estetica, quindi sia quello che Mechonique chiamava una traduction texte e non una traduzione che nasce pastorizzata e quindi nasce già cadaveri e non è destinata a durare. Quindi il nostro obiettivo è cercare di far sì che le traduzioni di poesia siano delle poesie e entrino nel canone di coloro che le hanno tradotte perché hanno vita propria da un punto di vista estetico. Sì, per me Testo a Fronte, a parte lui come persona, ma Testo a Fronte è stato ed è un punto di riferimento in parte per l'attività di traduttore, ma fondamentalmente è una bella rivista. Cioè, ti ringrazio. No, c'è dentro un sacco di roba interessante e per l'appunto cose che non arrivano, come diceva qualcuno qui in Italia, in soccorso del vincitore. Ma c'è un lavoro di scavo, di attenzione, di condivisione, per cui si trovano cose nuove, sì. E poi cose che sono già importanti e alcune appunto che diventeranno... Cerchiamo anche di fare dei numeri monografici, per esempio questo che ho in mano, Towards a Global Literature, verso una letteratura globalizzata, è dedicato tutto al concetto di globalizzazione. Il numero 49, quello che è appena uscito, è dedicato a traduzione e filosofia. Poi avremo un numero dedicato esclusivamente alla letteratura giapponese e così via. Cioè, cerchiamo di coprire, appunto, essendo il 50° numero in uscita, un arco abbastanza vasto di interessi. Sì, questo per me non è sorprendente affatto perché Franco Buffoni come persona che appunto ha questa figura
di letterato raffinatissimo e importante, affonda questa sua figura, questa sua esperienza nella realtà di tutti i giorni. È quello che una volta, quando noi eravamo ragazzi, si diceva è una persona impegnata. I suoi libri parlano di cose importanti, di problemi che vengono vissuti dalle persone del nostro tempo. C'è un libro suo di prosa del 2006, Più luce padre. Che è uscito a Roma da Sossella. È stato pubblicato da Sossella, che per me dovrebbe essere un libro di testo nelle scuole di tutta Italia. Comunque, per tornare alla traduzione, abbiamo ancora circa 3 minuti e mi farebbe piacere che tu leggessi e parlassi un po' di un testo che hai tradotto. Ah, bene. Allora, però ti prendo il libro perché penso che la cosa bella sia leggere un testo molto importante, si parva licet, e farlo seguire dalla traduzione. Per cui, che cosa meglio di un sonetto di Shakespeare, per esempio? Allora, vi leggo un sonetto famosissimo, il 33, e poi ve ne do la versione contemporanea che ho fatto appunto in questi anni. Il sonetto 33 è quello del sole che appunto viene oscurato da una nube, ma così come il sole continua a vivere dietro la nuvola, l'amore per il fair youth continua a vivere anche se è stato oscurato da una malazione commessa da questo fair youth, che potrebbe essere quello di avere accondisceso alle profferte della dark lady. Quindi Shakespeare, Sonnet 33. Full many a glorious morning have I seen flatter the mountain tops with sovereignty, kissing with golden face the meadows green, gilding pale streams with heavenly alchemy. Anon permit the basest clouds to ride with ugly wreck on his celestial face, and from the forlorn world his visage hide, stealing us into west with this disgrace. Even so, my son, one early morn did shine with all triumphant splendor on my brow, but out, alack, he was but an hour mine. The region clouds masked him from me now. Yet him for this my love no whit disdains. Sons of the world may stain when heaven's sun stains. E in italiano suona così, almeno nella mia poetica. Molte volte l'ho visto al mattino corteggiare le cime dei monti, baciare i prati, dare vita all'acqua, con l'alchimia dell'oro nello sguardo. Ma poi sul volto si lasciava scorrere le nuvole più basse per sfuggire a occidente di nascosto. Così il mio sole. Una mattina mi brillò in fronte in tutto lo splendore. Brillò, ma non fu mio che per un'ora. Le nuvole del mondo poi lo mascherarono. Eppure non ha offeso il mio amore. Se si offusca il sole del cielo, può oscurarsi anche lui sulla terra. Bene. Grazie mille a Franco Buffoni e grazie a voi. Vi raccomando di dare un'occhiata alla rivista e al lavoro.